Marcello Gabriele, arrivano i primi punti in casa Campus Italia, insomma è festa come giusto che sia nel gruppo. Sì, è giusto così, sono due punti che per noi devono essere un punto di partenza perché questi ragazzi si allenano seriamente tutta la settimana. Sono contento per loro perché ogni partita abbiamo fatto uno step di miglioramento ed è giusto che siano arrivati due punti sofferti nel primo tempo, però poi siamo usciti correndo e giocandoci le nostre carte. In fase di telecronaca abbiamo più volte detto che questa gara è stata vinta soprattutto in fase difensiva. Nel secondo tempo ho recuperato tantissimi palloni che poi hanno portato naturalmente alle reti che vi hanno dato la vittoria. Eh sì, questa è una squadra che è propensa a difendere, cioè, tutti quanti hanno voglia di difendere, si aiutano, recuperiamo palloni e spingiamo bene in seconda fase per 60 minuti, grazie anche al fatto che abbiamo 20 ragazzi sullo stesso livello e quindi abbiamo più rotazioni e diciamo, non soffriamo i 60 minuti di partita. Sarebbe facile parlare questa sera di Quajà, che è stato l'MVP insomma per quello che ha creato nel corso della partita, però io sottolineerei soprattutto come si è comportato il gruppo questa sera, che sostanzialmente è riuscito a conquistare questi primi due punti soprattutto con un gioco di squadra. Ma sì, Quajà ha fatto una grande partita, ma come lui tutto il gruppo. Abbiamo difeso tutti insieme a partire dai portieri che hanno fatto delle buone parate e poi tutti quanti hanno contribuito a questa vittoria. Sabato si torna subito in campo, non c'è tempo per gioire, no? Sì, sabato torniamo subito in campo a Camerano, che è una delle squadre più attrezzate di questo campionato, è la capolista, ma noi andiamo per fare la nostra partita senza pressioni, dobbiamo migliorare partita dopo partita perché l'obiettivo è tirare fuori dei giocatori importanti per il futuro. Settimio Massotti, arriva il quarto stop stagionale per la Lions Teramo, una gara da commentare come quella contro il Campus Italia? Diciamo che per me non è una sorpresa, perché purtroppo è il risultato di una squadra che non si allena in modo costante e soprattutto non insieme, perché ci sono tantissimi con problemi di lavoro, altri possono dare la disponibilità, non gli posso dare neanche torto perché sono tutta gente che lavora, che studia, dunque l'hanno detto dall'inizio che davano quello che potevano. Però capisci bene che è difficile lavorare così, perché a parte la condizione fisica che poi si fa sentire e poi si fanno errori banali, che è stata una partita due volte, perché diciamo che il primo tempo siamo entrati determinati, concentrati, poi secondo me il break che abbiamo subito noi in 6, loro in 4, invece di andare più 4, più 5 siamo andati pari e lì un po' la squadra si è disunita. Poi inizia anche i problemi del calo fisico e ci sta insomma la sconfitta. Il gruppo del Campus Italia come lo hai visto? No, è un bellissimo gruppo, loro possono lavorare costantemente anche con doppi allenamenti e poi in campo si vede, poi loro hanno una certa omogeneità nei ruoli, nel senso che hanno un cambio per ogni ruolo, non devono neanche stare a preoccuparsi di chi esce e chi entra. Questo è un problema che abbiamo anche noi, perché abbiamo degli equilibri in difesa e degli equilibri in attacco che però vanno a causare dei sbilanciamenti, dover prevedere dei cambi in velocità, che a questi livelli è molto difficile. E, insomma, abbiamo un compito duro, però siamo fiduciosi, non lo sapevamo. Abbiamo voluto fare questa esperienza perché così i ragazzi possono continuare a crescere. È ancora più duro dell'anno scorso. E andiamo avanti, siamo fiduciosi, non ci possiamo scoraggiare, dobbiamo continuare a lottare, perché non credo che tutte le squadre adesso prendano tantissimi punti a distanziare tutti, dunque dobbiamo aspettare momenti migliori e iniziare a fare punti. Abbiamo fatto una buona partita, il primo tempo Teramo è riuscito a metterci un po' in difficoltà, gli ultimi 10 minuti siamo stati bravi a reagire e il secondo tempo abbiamo dato il colpo di grazia. Aspettavamo questi punti da molto tempo, da Molteno che c'eravamo quasi vicino, e adesso ci siamo riusciti finalmente i primi due punti.
Cosa è successo in più rispetto alla prima frazione nel secondo tempo, quando avete dato proprio la giusta impressione alla partita, il giusto ritmo, soprattutto in fase difensiva, perché lì è stata un po' costruita questa vittoria? Sì, tutta la settimana abbiamo lavorato molto bene, con intensità molto alta, e abbiamo messo quello che abbiamo fatto in allenamento in campo, bello al 100%, avevamo tanta voglia di scattarci dalle ultime partite che abbiamo fatto, e tutto qui. Senti, come ti trovi in questo gruppo? Insomma, tu sei uno dei nuovi un po' come tutti, tranne un paio di elementi, un gruppo completamente nuovo, quello di quest'anno del Campus Italia. Come ti trovi in questo gruppo? Sì, mi sono trovato fin da subito bene, perché già i compagni li ho conosciuti in qualche stage nazionale. Adesso piano piano stiamo trovando l'intensità giusta anche nel gioco, i meccanismi, e piano piano riusciremo a essere una vera squadra. Noi rincorriamo questi primi due punti, è diventata quasi un'ossessione per noi, quindi diamo tutto quello che abbiamo in campo. Ovviamente poi ci sono varie situazioni che si creano durante il gioco, situazioni in cui magari tutto ti va a favore e quindi riesci ad esprimere il meglio di quello che puoi dare, altre volte in cui invece ci sono dei cali magari anche fisici e mentali. E lì è proprio qui che dobbiamo lavorare noi per appunto agguantare i primi due punti. La Lions Teramo, 4 partite, 4 sconfitte, credo che l'obiettivo sia quello alla più presto, insomma, di lasciare quota zero e ricominciare a fare punti. Certo, è questo il nostro obiettivo è quello soprattutto di fare più punti possibili, agguantare più risultati possibili per diciamo, raggiungere quello che è l'obiettivo prefissato, uno dei primi, che è la salvezza.